Salve ragazzi, vediamo di svolgere questo sistema di equazioni differenziali, l'esercizio che mi avete proposto, ho preso uno, questo. Allora abbiamo y' con 1 uguale a 5y con 1 meno 6y con 2. y2, y' 2 uguale a 3y' meno 4, y2. Allora, ovviamente si tratta di uno sistema lineare omogeneo. Qual è il mio intento? Beh, essendo trattandosi di equazioni differenziali, le mie incognite sono y con 1 e y con 2, altrimenti dette anche y con 1 di t e y con 2 di t, cioè sono delle funzioni nella variabile t. Ovviamente si pensa sempre alla variabile t, variabile del tempo, ovviamente. Allora, come si risolvono questi sistemi? Allora, vabbè, al di là del fatto che c'è tutta una teoria dietro che poi vedremo prossimamente, però, allora, si prende la matrice A dei coefficienti delle nostre funzioni incognite, quindi 5, 3, meno 6 e meno 4. Ovviamente si determinano i cosiddetti, ovviamente, autovalori. Quindi deve essere il determinante della matrice A meno lambda per la matrice identica uguale a 0. Questo significa, in poche parole, scrivere 5 meno lambda meno 6, 3 e poi meno 4 meno lambda e trovare il polinomio associato alla matrice e porlo uguale a 0. Il polinomio ovviamente si fa questa moltiplicazione, quindi 5 meno lambda per meno 4 meno lambda, meno poi 3 per meno 6 fa meno 18, quindi meno per meno fa più, quindi più 18. Alla fine, facendo tutti i conti, la moltiplicazione e così via, e sommando e sottraendo, si ottiene lambda quadro meno lambda meno 2 uguale a 0. Quindi questo polinomio è un polinomio ovviamente di secondo grado. Io, essendo un trinomio particolare o caratteristico, l'ho scomposto in modo da trovare due numeri il cui prodotto mi dà meno 2 e la cui somma mi dà meno 1, quindi è lambda meno 2 per lambda più 1, uguagliato a 0 per l'annullamento del prodotto dei fattori. Avrò lambda con 1 uguale a meno 1 e lambda con 2 uguale a 2. Quindi questi sono gli autovalori. Ovviamente poi per questi valori di lambda andiamo a trovare gli autovettori. Ricordiamo che gli autovettori ovviamente li trovo in questo modo, quindi deve essere A meno lambda matrice identica per il vettore V uguale a 0, dove il vettore V ovviamente ha generiche coordinate x, y. Cosa si fa in questo caso? Beh, molto banalmente. Per lambda uguale a meno 1, semplicemente alla matrice di prima vado a sostituire a lambda il valore meno 1, quindi avrò 5 meno meno 1, quindi 5 più 1 che fa 6, poi meno 6 e 3 li riscrivo, e meno 4 meno meno 1, quindi meno 4 più 1 che fa meno 3. Li moltiplico per il vettore V di coordinate x, y generiche, componenti x, y, uguale 0, 0. Ovviamente come si fa poi? Moltiplico riga per colonna, quindi 6x meno 6y uguale a 0 e 3x, eccolo qua, poi meno 3y uguale a 0. Adesso queste due equazioni sono perfettamente identiche perché la prima la posso dividere tutto per 6, anche la seconda posso dividere tutto per 3, ottengo x meno y uguale a 0, x meno y uguale a 0, ossia semplicemente y uguale a x. Perché, giusto per ricordare, se io ho due equazioni perfettamente identiche, queste due equazioni rappresentano, nella fattispecie, due rette che passano appunto per l'origine, quindi le bisettrici sarebbero. Queste due bisettrici si sovrappongono, quindi hanno infinite soluzioni. Ecco perché poi si avrà alla fine soltanto y uguale a x, il tutto si riduce a y uguale a x e ovviamente. Il vettore V generico, cioè l'autovettore in realtà, perché questi sono autovettori, avrà componenti y, perché la x è uguale a y, quindi al posto della x ci metto la y, quindi y con y appartenente ad R, cioè qualunque sia il valore di y, io ovviamente otterrò un autovettore. Quindi
Quindi nella fattispecie si sceglie sempre, magari ma per opportuna convenienza, il punto 1, quindi il nostro autovettore per y uguale a 1 sarà x uguale a 1 ovviamente, quindi sarà 1, 1. La stessa cosa faccio con lambda uguale a 2, quindi vado a sostituire al valore lambda la quantità 2, quindi 5 meno 2 fa 3, meno 6 e 3 li riscrivo, meno 4 meno 2 fa meno 6. Li moltiplico sempre per il vettore di componenti xy uguale a 0, 0. Anche in questo caso otterrò 3x meno 6y uguale a 0 e 3x meno 6y uguale a 0. Anche in questo caso però il mio sistema si riduce all'unica equazione y, se uso la formula inversa, y uguale a x mezzi. Quindi i miei autovettori avranno componenti, la x sarà uguale a 2y, se uso la formula inversa, perché il 2 dal denominatore va a moltiplicare 2y, quindi x uguale a 2y, quindi avrò 2y e y per y appartenente ad r. Scegliendo il valore 1, se x è uguale a 1, la y sarà uguale a 1 mezzo, ed ecco l'altro autovettore. Quindi, per quella che è la teoria, cosa avremo? Avremo il primo autovettore 1, 1 che moltiplica e alla lambda t, ma il primo valore di lambda era meno 1, quindi alla meno 1 t, l'ho segnato anche qua sopra, questo è il lambda con 1. E poi 1 e un mezzo, il secondo autovettore per e alla lambda con 2 t, ossia alla 2 t, perché lambda con 2 è uguale a 2. Per cui posso sfruttare una combinazione lineare e scrivere y, ossia la mia f di x o f di t, uguale a c con 1 per e alla meno t per il vettore, l'autovettore 1, 1, più c con 2 per e alla 2t per autovettore 1 e un mezzo. Quindi una semplice combinazione lineare. Ecco, per cui, avendo questi due autovettori, io mi posso calcolare la prima funzione y con 1 di t. Come si fa? È uguale, devo moltiplicare c con 1 per e alla meno t e per 1, cioè la componente in x del mio autovettore, più c con 2 per e alla 2t per 1, cioè il mio secondo autovettore, la componente del secondo autovettore, componente in x ovviamente. L'altra, y con 2 di t, invece sarà data da c con 1 per e alla meno t per 1, quindi 1 sottinteso, più poi un mezzo c con 2 per e alla 2t. Quindi, e queste sono le soluzioni che si volevano trovare. Ovviamente, ripeto, fate attenzione, per trovare la y con 1 di t, devo moltiplicare questa quantità per la componente x del primo autovettore, più c con 2 per e alla 2t per la componente in x del secondo autovettore. Per trovare la y con 2 di t devo fare c con 1 per e alla meno t per la componente in y del primo autovettore, più c con 2 per e alla 2t per la componente in y del secondo autovettore. E queste sono le soluzioni. Spero di essere stato chiaro, alla prossima.